Juventus che Olivieri, infortunato però Marco Olivieri sta facendo le fortune dei bianconeri. Sempre per via verticale, soprattutto cercando di velocizzare la manovra. Facciamolo noi il ritmo gara, questa è la richiesta. I rossoneri già battuto corto, Mastur. Diaz, morbido sul secondo palo dove sei? Tre. Sembra che abbiano due sistemi di gioco, in fase offensiva o fase difensiva. Emanuele Torrasi, tornato dall'infortunio, giocatore del quale si dice davvero un gran bene in casa Milan. Mastur sul secondo palo, per Pavega tutto solo! Che occasione! Addomestica il pallone, poi chiama in causa Vogliacco che forse non si aspettava questa giocata del compagno, è arrivato con molto ritardo sul tocco. Poi Di Pardo, addirittura più veloce del pallone e non ha la possibilità di controllarlo. Mastur, la solita danza, non arriva. Elilali ci può riprovare, si era distratto Mastur, ha recuperato soltanto adesso. 5-1 adesso, senza più unica punta. Juventus che riparte ancora con Emanuele Torrasi. Campeol, Mastur, finisce a terra, poi si rialza. Ancora Mastur, trova il Milan che può ricominciare, può anche un attimino prendere magari le misure. Campeol, Mastur, vediamo cosa inventa. Mastur trattenuto, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio, poi fischia. Inventa qualcosa lui, sta arrivando a dare una mano anche Vogliacco. Di Pardo però si addormenta. Fallo di Mastur su di lui, non è d'accordissimo il marocchino, l'italo marocchino. Che se Mastur arsi nell'area della Juve anche attraverso Pobega allarga per Mastur, vediamo cosa inventa Zacciu, la combinazione tra i due, ancora Kim Mastur, trova Diaz, sempre Mastur in zona, entra in aria, pensa anche al tiro, è chiuso Mastur, pallone morbido sul secondo palo con il petto. Sta vincendo l'equilibrio, stanno vincendo sostanzialmente le difese. Mastur torna indietro da Gabbia, si allarga, recupera anche un buon pallone. Mastur, zona tiro per lui, ancora Mastur, prova a fare tutto da solo. Mastur si defila sulla sinistra, chiuso a due giocatori della Juventus. Resiste Mastur a un'iniziale carica e poi torna indietro da Giusti, quindi questi 120 secondi addizionali che verranno assegnati tra poco. Milan che Mastur, c'è Pobega libero, Mastur salta, netto muratore, serve poi Pobega. Zacciu si ferma e deve ricominciare. Mastur, tunnel ai danni di Muratore, finisce a terra. Poi Mastur arriva a sfruttare questo calcio di punizione. Rivediamo il numero di Mastur. Opla, tunnel ai danni di Muratore. Poi Mastur sul secondo palo. È un regalo però per Leonardo. Decisivi. Milan che riparte ancora con Mastur. Sbaglia tutto però. Mastur deve fare gli straordinari. Per Alessandro Guarnoni. Diciamo. Elilali recupera per un attimo e poi riesce a servire Mastur. L'italo marocchino. Elilali, Mastur, zona tiro per lui. Mastur con il piattone. Non riesce a trovare la porta. Direi fondamentale il che prova a dare ritmo, prova ad alzare la sua manovra. Mastur. Per Zacciu che prende posizione, ancora Zacciu si addormenta in questo caso. Vogliacco, Milan che può allora provarci ancora con Campeol. Thiago Diaz al suo Mastur. posto, Riccardo Forte. Questo è il cambio del Milan.